In questa edizione di Salute e Società, Secukinumab, primo anticorpo monoclonale approvato nel trattamento di prima linea della psoriasi, superbatteri resistenti agli antibiotici, una sfida per la salute pubblica. L'Associazione Italiana Febbri Periodiche festeggia 10 anni di attività. Bentrovati da Marco Caracciolo. Novartis ha annunciato l'approvazione in Italia del Secukinumab, primo anticorpo monoclonale approvato nel trattamento di prima linea della psoriasi a placche da moderata a severa, quando è richiesta una terapia sistemica. L'indicazione terapeutica è stata approvata dalle autorità sanitarie sulla base degli studi clinici nei quali il farmaco ha dimostrato il raggiungimento e il mantenimento di una cute esente o quasi da lesioni, da PASI 90 a PASI 100, in 8 pazienti su 10. Il farmaco è un inibitore della interleuchina 17A, che è una citochina essenziale nella patogenesi della psoriasi e dell'artrite psoriasica. Neutralizzando l'interleuchina 17, blocca tutta quella cascata di eventi che conducono all'infiammazione della cute e alla proliferazione eccessiva dei cheratinociti che sottendono la psoriasi. A che cosa si deve l'approvazione di questo farmaco, prima negli Stati Uniti, poi in Europa e infine anche l'arrivo in Italia? Il farmaco è stato sottoposto a un amplissimo programma di fase 3 che ha dimostrato una grande efficacia nella psoriasi in studi che hanno coinvolto migliaia di pazienti. Attualmente tra gli studi clinici e i paesi in cui è già stato approvato e utilizzato è stato impiegato su oltre 8.000 casi di psoriasi e ha dimostrato un'efficacia elevatissima con un raggiungimento del PASI 90, che significa un miglioramento del 90% della malattia in oltre il 70% dei casi, quindi di risultati che finora non erano visibili con altri farmaci, a fronte di un profilo di sicurezza veramente ottimale. A proposito di sicurezza, che dati sono emersi da questi studi? Sicurezza è elevatissima, tant'è che questo farmaco ha ricevuto un'indicazione a livello di EMA di prima linea nei casi di pazienti, quindi con psoriasi moderata severa, candidati a una terapia sistemica, a differenza degli altri farmaci finora disponibili, in cui invece devono essere utilizzati in pazienti in cui i farmaci tradizionali sono controindicati o inefficaci o abbiano dato dei problemi. La sicurezza, ritornando, è elevatissima, c'è soltanto un lieve aumento delle infezioni delle vie aeree superiori, cosa estremamente comune con tanti farmaci, e un lievissimo aumento di candidosi. Però si tratta in genere di forme lievi che non determinano una sospensione del trattamento. Secukinumab è il primo farmaco che è approvato in quanto farmaco biotecnologico come trattamento di prima linea sistemica, ovvero il clinico può accedere al trattamento con Secukinumab senza provare i farmaci tradizionali che sono attualmente in commercio. E questo sicuramente rappresenta una grande novità, ma soprattutto un riconoscimento da parte delle autorità regolatorie di quello che è il valore del farmaco. Infatti Secukinumab si presenta sul mercato dopo aver dimostrato negli studi registrativi la superiorità rispetto ad altri farmaci biotecnologici, e questo non succede spesso di arrivare alla registrazione avendo già dati di superiorità rispetto ad altri farmaci, ed è appunto anche per questo motivo che le autorità regolatorie hanno riconosciuto appunto il valore del farmaco. Da parte nostra, ovvero da parte di Novartis, immettere un farmaco innovativo sul mercato è chiaramente una grande responsabilità, anche una grande responsabilità in termini di quella che è la sostenibilità economica, perché chiaramente stiamo parlando di un farmaco biotecnologico e di un farmaco che deve essere fatto a vita, in quanto la psoriasi è una patologia cronica. E Novartis ha chiuso la negoziazione con AIFA e con grande soddisfazione, nonostante la superiorità prima detta rispetto alle altre terapie, nonostante la grande innovazione del meccanismo d'azione, il farmaco costerà sostanzialmente in modo analogo rispetto agli altri farmaci biotecnologici, quindi superiorità clinica sì, ma a fronte di costi che non sono aumentati per il sistema. Superbatteri resistenti agli antibiotici, l'innovazione terapeutica è la strategia vincente per una delle sfide di salute pubblica più urgenti. Su questo fronte si annuncia a breve l'arrivo di molecole innovative attive contro i microrganismi gram positivi e gram negativi. Tutto questo nel quadro di una visione unitaria della salute umana ed animale.
La scoperta degli antibiotici ha cambiato effettivamente la storia dell'umanità, tant'è che parliamo di era antibiotica. E oggi lo scenario che si verifica è quello di un'era pre-antibiotica e di un'era antibiotica. Domani forse lo scenario potrebbe essere diverso. Potremmo avere un'era pre-antibiotica, un'era antibiotica e un'era post-antibiotica, simile malauguratamente forse a quella pre-antibiotica. Perché? Perché oggi lo scenario che abbiamo di fronte è quello della cosiddetta resistenza batterica, un'emergenza internazionale e globale, considerata addirittura grave come i cambiamenti climatici, tant'è che se ne è parlato addirittura anche all'ultimo G7. Che cosa è capitato e che cosa sta capitando? I batteri sono sempre coesistiti con noi e quando a fine 800 si è scoperto che erano la causa delle malattie infettive, la ragione di una grandissima mortalità per secoli, finalmente si è pensato che si potesse allora utilizzare delle armi, dei cosiddetti proiettili magici, che inseriti e sparati in un organismo potessero elettivamente uccidere le cause di una malattia infettiva, cioè i germi. Oggi però il fatto che questi antibiotici siano stati usati in male, in modo eccessivo, ne fa delle armi spuntate. Tant'è che appunto molte patologie non riescono a essere più dominate perché non abbiamo nuovi antibiotici e quelli vecchi ormai non funzionano più. La gran parte degli antibiotici sono sostanze di origine naturale, cioè sono prodotti da batteri, quindi già in natura altri batteri si difendono dall'attacco di queste sostanze sviluppando dei sistemi di resistenza, cioè dei sistemi che gli permettono di eludere l'azione dell'antibiotico. Questi possono essere basati sulla inattivazione dell'antibiotico, possono essere basati sulla modificazione del bersaglio dell'antibiotico o dalla riduzione della capacità del microrganismo di accumulare il farmaco all'interno della cellula batterica. È da notare che questi sono sistemi che sono trasferibili geneticamente, quindi questi determinanti che sono geni possono passare da un batterio all'altro, sia per via verticale, cioè da cellula madre a cellula figlia, ma, cosa che ci interessa molto di più per la disseminazione delle resistenze, per via orizzontale, cioè da batterio a batterio anche non quando il microrganismo si riproduce. Dopo diversi decenni finalmente arrivano dei nuovi antibiotici per arricchire l'armamentario dei medici, per combattere anche le resistenze agli antibiotici stessi e per avere una soluzione laddove gli antibiotici attuali non funzionano più. Quindi benvenga la ricerca, ma la buona notizia è che comunque sono anche in studio altri nuovi antibiotici che presto verranno anch'essi introdotti in commercio, e questo perché la lotta contro i batteri, contro i microbi è una lotta uno senza frontiere ma anche senza tempo, e quindi bisogna essere pronti per le sfide che arriveranno nel domani. L'Associazione Italiana Febbri Periodiche festeggia i suoi primi 10 anni di attività in favore delle persone con queste patologie autoinfiammatorie rare, che insorgono spesso in tenera età. Fino a qualche anno fa, le persone colpite da questa patologia avevano solo un farmaco a disposizione, ma non era efficace per tutti ed erano costrette a convivere con i sintomi debilitanti per tutta la vita. La FDA americana ha designato come terapia fortemente innovativa canakinumab, molecola già approvata per il trattamento di alcune febbri periodiche. Noi come associazione ci battiamo da 10 anni per sensibilizzare l'opinione pubblica e anche i genitori, i medici di base soprattutto, per conoscere queste patologie che forse non sono così rare come si pensa. Sono rare perché ancora non sono emerse, quindi ci sono i pazienti ma non sono ancora stati diagnosticati. Probabilmente siamo alcune migliaia in Italia. Un grosso problema per i bambini sono le assenze, la perdita di anni scolastici perché le assenze sono mensili o ogni 15 giorni o addirittura settimanali, e queste, se non vengono diagnosticate, vengono anche, se i medici non le prendono seriamente in considerazione, si può immaginare che non vengono neanche credute dagli stessi insegnanti o dagli amici, e quindi c'è anche un problema psicologico e sociale del vivere con queste patologie, per cui si passa molto spesso per essere considerati o degli ipocondriaci, dei malati immaginari,
e quindi si rischia di cadere in depressione, in isolamento sociale, e questo, solo questo si può combattere essendo uniti. Le febbre periodiche ricorrenti all'età pediatrica sono sempre esistite, che soltanto negli ultimi anni sono state classificate adeguatamente e grazie ai progressi medici della medicina e soprattutto della ricerca medica si è riusciti a partire dall'inizio del 2000-2001 a trovare per alcune di esse una causa genetica. Per questo vengono definite alcune sindromi autoinfiammatorie monogeniche ereditarie. E come riconoscerle? È chiaro che si tratta di condizioni croniche o ricorrenti, quindi quando un bambino presenta delle febbri che possono all'inizio sembrare di origine infettiva, va dal pediatra o dal medico di medicina generale, vengono trattate con terapia antibiotica e si risolvono magari, ma si ripresentano con una cadenza più o meno regolare o anche in maniera irregolare, ma più volte durante l'anno, dobbiamo pensare a queste condizioni che non sono frequenti per fortuna, ma diciamo richiedono un adeguato approccio sia diagnostico che terapeutico. La transizione è un momento molto particolare, molto che può essere critico per il paziente, perché è abituato a essere seguito in modo molto molto stretto dai colleghi pediatri in un ambiente direi molto protetto, quello della pediatria. Nella reumatologia dell'adulto gli ambulatori chiaramente sono organizzati in modo diverso, ma il senso è quello anche di riuscire a far conquistare al paziente la sua autonomia, perché deve passare appunto da una gestione molto controllata in cui è seguito molto strettamente a una gestione in cui invece diventa lui il responsabile della sua patologia, come deve essere. Questa è una fase delicata, ci vuole appunto un ambulatorio di transizione in cui appunto in una serie di visite il paziente viene seguito contemporaneamente sia dal pediatra che dal reumatologo dell'adulto, in modo da fargli guadagnare in modo progressivo questa sua autonomia per riuscire a gestire al meglio la propria malattia. Le cure, a differenza di qualche anno fa, attualmente sono disponibili. Il problema è che per molte di queste malattie ancora si tratta di terapie off-label, quindi fuori indicazione, con i farmaci migliori per il trattamento di queste malattie che in scheda tecnica ancora non contengono le indicazioni. Recentemente, proprio in merito al trattamento di queste patologie, ci sono state delle grosse novità, in quanto il Ministero della Salute americano ha riconosciuto una delle molecole che abbiamo oggi a disposizione, che è canakinumab, come terapia fortemente innovativa per il trattamento delle febbri periodiche. Per questa ragione anche il processo che vedrà rendere disponibile l'utilizzo di canakinumab per il trattamento delle febbri periodiche in Italia molto probabilmente subirà una forte accelerazione, quindi molto presto avremo un farmaco che avrà in indicazione il trattamento delle febbri periodiche. Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciola, risentirci.